Assessore, oggi a Rodi Garganico per un importante riconoscimento di questa zona. Si parla di arance, quindi è la maniera per continuare a parlare del Gargano, della Puglia, delle bellezze dell'enogastronomia e delle arance che sono diventate negli anni un cavallo di battaglia, tant'è che queste sono le arance del Gargano, poi ci sono le famose arance rosse di Sicilia. Altre arance ci sono, ma non sono le stesse. Lo so, appunto per questo dobbiamo valorizzarle. E dobbiamo appunto in qualche maniera seguire le procedure che vengono dettate da tutti gli enti certificatori. Bisogna dare seguito appunto a meglio promozionare questo prodotto, perché è quello che necessita per poter appunto ampliare la produzione e venire incontro anche alle esigenze dei nostri produttori. Mi permetto anche di consigliare, al fine di mettere insieme tutte queste certificazioni, di inserire all'interno di tutte queste certificazioni, come dicevo prima, sotto l'ombrello della certificazione prodotti di Puglia, perché è un elemento fondamentale che ci permette appunto di promozionare e quindi anche di far conoscere in giro per il mondo questo prodotto, che va assolutamente valorizzato. La qualità di questa arancia e di arance sono veramente di grande rilievo, poi il fatto che la produzione è tardiva permette appunto di utilizzare questo prodotto in un diverso periodo dell'anno, per cui dobbiamo come regione porre grande attenzione. Noi abbiamo destinato delle risorse per promozionare, per certificare, e quindi siamo a disposizione per cercare appunto di venire incontro alle esigenze, sempre che, ripeto, il tutto venga messo sotto il cappello del marchio di qualità prodotti di Puglia. Senta, chiudiamo con quelle che sono poi le priorità per un territorio in questo momento di crisi, quindi l'aiuto della regione, l'aiuto dello Stato è importante per valorizzare proprio anche le economicità del territorio stesso. Via le concertazioni, all'incontro con le associazioni di categorie, anche con la parte sindacale, per definire appunto la formulazione dei prossimi bandi e utilizzare, come dicevo prima, queste risorse in maniera corretta. E poi c'è la PAC, su cui ci stiamo già lavorando, siamo stati anche la settimana scorsa a Bruxelles per sollecitare e definire alcune necessità, e quest'anno, tra le novità di quest'anno, il nostro assessorato abbiamo deciso di mettere in campo una grande promozione e grandi attività anche nei confronti dell'olio. Noi sappiamo che la nostra regione si produce quasi il 50% del prodotto in Italia, ancora oggi sentiamo parlare di altri oli provenienti da altre regioni, e questo assolutamente dobbiamo cercare di eliminarlo. E allora abbiamo deciso, ne abbiamo parlato anche a Bruxelles, di mettere in campo questa grande attività promozionale, proprio per sollecitare, o meglio anche valorizzare, il nostro prodotto, quale quello dell'olio, che è un prodotto fondamentale anche per la nostra agricoltura. Ma poi c'è tantissimo da fare, adesso stiamo anche cercando di venire incontro al problema del prezzo del latte. In questo momento gli allevatori sono in grande difficoltà e anche lì dobbiamo cercare di intervenire, come sempre accade. Poi è sempre il primo anello della filiera corta che soffre, e noi dobbiamo mettere in campo azioni a tutela appunto proprio del primo anello della filiera, in questo caso parliamo di latte, proprio di coloro che producono il latte, quindi i veri allevatori. Quindi c'è tanto da fare, ma i programmi sono stati messi in campo, dobbiamo adesso incominciare a valorizzare appunto i progetti e i programmi. Sindaco, con oggi si chiude questa 3 giorni importante, 2, 3, 4, si è parlato di un argomento importante per il territorio, di arance. Arance che hanno l'IGP e arance che vengono conosciute già da tanti anni quale prodotto tipico della zona.
le arance del Gargano, poi ci sono le arance rosse, subito dopo ci sono le arance rosse di Sicilia, poi ci sono le altre arance. Ecco, innanzitutto per quale motivo avrete voluto organizzare questo evento importante? Beh, se partiamo dalla manifestazione Patto d'amicizia trattino intenti, viene naturale capire che ci vogliamo unire noi paesi produttori di agrumi, perché non c'è soltanto l'arancia di Sicilia, c'è anche il chinotto di Savona, e quindi stiamo cercando di mettere insieme tutte quelle località che producono agrumi per avere più forza a livello amministrativo, per avere più forza a livello politico, per avere più forza a livello commerciale e quindi anche di produzione. Detto questo, oggi è una giornata storica, perché con le presenze abbiamo una quasi totalità di paesi che producono agrumi, e quindi abbiamo personalità dei vari settori, del Ministero, delle associazioni, e abbiamo la presenza, e lo ringrazio pubblicamente, dell'assessore regionale all'agricoltura. Quindi il nostro discorso continuerà sicuramente, perché insieme, attraverso le regioni, perché questa è una manifestazione interregionale, non voglio dire nazionale, travalica la sacra paesana fino a se stessa, che non produce, e proprio questo convegno, diciamo, è la prova provata che tutto questo che viene fatto non ha il solo fine di fare una manifestazione, ma è il fine che deve continuare nel tempo, ma deve continuare perché c'è una necessità impellente, è l'Europa che ci impone di unirci, non possiamo essere deboli in un'Europa forte, quindi dobbiamo unire le nostre forze, le nostre produzioni, le nostre richieste soprattutto, per essere presenti ed essere tenuti nella massima considerazione a carattere europeo. Con il sindaco di Palagiano, Antonio Tarasco, oggi si parla di arance qui a Rodi. Ecco, questo abbinamento con questo vostro centro perché e cosa dovrà sviluppare in futuro? Io spero grandi cose, la speranza c'è. Abbiamo sottoscritto un patto di amicizia dicembre scorso 2012 in occasione della Sagra del Mandarino a Palagiano. Palagiano è un centro che storicamente produce agrumi già da parecchi anni, solamente che i tempi difficili oggi della situazione nazionale o internazionale hanno condizionano il mercato, la produzione, il mercato, la commercializzazione degli agrumi. Con il patto di amicizia stipulato con Rodi Garganico e il comune di Lentini e Carlentini della Sicilia, pensiamo intanto di dare un segnale di interesse dell'amministrazione per un, almeno per il nostro comune, un volano e un motore dell'economia storica dei nostri avi, e dobbiamo assolutamente sostenere, perché l'industria che a noi è presente nella immagine, nella realtà dell'Italsider dell'Ilva, attuale Ilva, sta vivendo un momento difficile. L'alternativa valida nostra è l'agricoltura, agricoltura e turismo, ma se a Rodi Garganico è apprezzo l'ambientazione, la scenografia che presenta il paese, Palagiano, beh, francamente non può competere con Rodi Garganico come scena ambientale, però a livello di agricoltura abbiamo una bella produzione agricola e stiamo cercando di dare sensibilizzazione a livello nazionale e internazionale. Un esempio è quello che di partecipare ai convegni del patto di amicizia. Noi stiamo cercando anche, saremo nella prossima settimana presenti a Civitavecchia in un incontro sempre sostenere la produzione agricola di Palagiano con grandi imprenditori a livello nazionale. Nella prima settimana di giugno stiamo organizzando un convegno con rappresentanti cinesi sulla possibilità di export dei nostri agrumi in Cina. Questo vuol dire che solo mettendosi insieme con le future potenzialità dei soldini che dovrebbero arrivare dall'Europa, solo mettendosi insieme veramente si può raggiungere un ottimo risultato. Sicuramente è auspicabile questa coesione, questa collaborazione, perché aumentando l'impegno, l'intensità della richiesta, cioè evidentemente sottolineiamo in modo più marcato, più sentito, le necessità di una cittadinanza che soffre momentaneamente, soffre di qualche problema che stiamo cercando di risolvere. Speriamo, noi l'impegno ce lo mettiamo, il risultato, beh, oddio, il cielo ci darà una mano.